Quest'anno si festeggiano i 150 anni dell'Unità d'Italia, ma anche i 150 anni della nascita dell'Esercito Italiano. E proprio in ricordo di questo importante avvenimento, un monumento in ricordo dei suoi caduti sta girando le principali città italiane. E da questa mattina il monumento è a Pescara. E questa mattina, in piazza Primo Maggio, si è svolta la cerimonia per l'inaugurazione dell'esposizione temporanea del monumento. La manifestazione si è aperta con l'alzabandiera, la mostra del monumento, una piramide in bronzo realizzata dallo scultore Fiorenzo Bacci, che resterà esposta nel capoluogo adriatico sino al prossimo 30 agosto. Pescara ha voluto che questo monumento, nella sua mostra itinerante, facesse tappa anche a Pescara, al pari delle grandi altre città, grandi città italiane. Quindi Pescara non ha voluto essere da meno, e questa è la soddisfazione della nostra amministrazione. Questo monumento e questa esposizione di questo monumento è un'ulteriore celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. E oltre questo simbolo, oltre questa questa motivazione morale, il monumento sta a significare il grande contributo che le forze armate hanno dato all'unificazione dell'Italia. Infatti nel monumento, nei bassorilievi, sono rappresentate le tappe più importanti dell'unificazione, quindi c'è un doppio aspetto. Un'ultima considerazione, strettamente personale, un pochino egoistica e di soddisfazione pure: noi non abbiamo voluto mancare, perché sicuramente questo, al momento, oltre il momento della celebrazione, oltre questo momento, sicuramente questo monumento rimarrà in un posto dell'Italia e porterà con sé la sua storia, e la storia dirà che si è fermata anche a Pescara.